atterrata la squadra. E allora vediamo, vediamo. Attenzione. Perché c'è un capitano e una coppa. Eccoli qua che scendono dall'aereo, accogliamo i campioni d'Europa. Eccola, eccola, la sollevano, la sollevano. La terza Coppa dei Campioni della storia dell'Inter. Il capitano Pupizanetti. Il figlio del presidente. Angelo Mario. E sono proprio loro due a portare questa Coppa, a sollevarla. E allora stanno adesso il tempo di trasferirsi. Noi però restiamo con le immagini lì a Malpensa perché non vogliamo perderci nemmeno un minuto dei campioni d'Europa. I campioni stanno scendendo alla spicciolata dall'aereo, tante forze di polizia naturalmente perché l'affetto dei tifosi e anche del personale che lavora è naturalmente incredibile, li vediamo. Tra l'altro aereo che ha toccato il suolo di Malpensa sventolando bandiera nero-azzurra. Aereo che sembra peraltro, secondo i dati che ci sono arrivati, che va preso la preferenziale, come c'è a Milano per i taxi e i pullman, l'aereo dell'Inter ha preso la preferenziale, ha sorpassato tutti quanti e se ne atterrà tutta la gente che sta lavorando dietro le quinte, lavora ogni giorno e a maggior ragione questa settimana da Piano Gentile, tutti quelli che ci hanno ospitato nella terrazza del Duomo, Gentili.